Siete rimasti sbalorditi dalla potenza dell'Unreal Engine 5? Bene, sappiate che non è ancora finita. Epic ha finalmente aggiornato il suo motore alla versione 5.3 con l'obiettivo di alzare ancora una volta l'asticella della qualità. Seguiteci nel nostro video per saperne di più e non dimenticate di iscrivervi al canale per supportarci. Lato prestazioni, la maggiore attenzione è andata su Nanite e Lumen, ma sono i nuovi tool in arrivo che faranno entusiasmare addetti ai lavori e giocatori. Epic gongola alla visione della lista sempre più lunga di titoli sviluppati in Unreal Engine 5, uno tra tutti Immortals of Avium, ma non può restare con le mani in mano. L'obiettivo dell'azienda è preciso e piuttosto ambizioso: offrire anche su console l'esperienza dei 60 fps con grafica e luci avanzate. Nanite è stato ottimizzato per offrire prestazioni superiori nella gestione dei Mast Materials, alla base di vegetazione, fogliame e chiome d'alberi. Basati sulla trasparenza più che sui poligoni, questi shader sono da sempre tra i più pesanti da calcolare, e nella nuova versione di Nanite vengono ottimizzati enormemente, garantendo comunque una resa finale credibile e realistica. Anche Lumen va incontro ad un importante miglioramento delle prestazioni in ray tracing, anche e soprattutto su console, puntando a migliorare l'illuminazione globale in tempo reale attraverso il calcolo di una maggiore quantità di rimbalzi di luce. Tra gli altri aspetti che vengono migliorati da Unreal Engine 5.3 ci sono anche lo strumento integrato Temporal Super Resolution, ora più stabile e ottimizzato, e il Path Tracer, che supporta anche il calcolo di elementi volumetrici come nubi, fumo e fuoco. Certo, migliorare le prestazioni è importante, ma lo è anche accelerare i tempi di sviluppo con nuovi strumenti, ed Epic ha pensato soprattutto agli animatori in questa release. Il nuovo editor delle ossa, lo strumento per la gestione delle animazioni dei personaggi, è stato arricchito ed è in grado di editare direttamente in Unreal anche il peso e l'animazione della pelle, per simulare la presenza di tessuti e muscoli. Questo dovrebbe migliorare enormemente il flusso di lavoro che di solito prevede un ping pong continuo tra programmi di animazione e l'engine di Epic. Molto interessante è anche il rinnovato Chaos Cloth, simulatore di stoffe e vestiti in tempo reale, decisamente più veloce, realistico, stabile e anche lui completamente integrato in Unreal Engine 5.3. Sarà molto interessante vedere come tutti questi strumenti andranno a combinarsi in maniera sinergica con ML Deformer, il simulatore introdotto con Unreal Engine 5.2 che sfrutta il machine learning per calcolare le deformazioni tipiche dei tessuti umani durante i movimenti e le contrazioni muscolari. Unreal Engine 5 ha ormai varcato la soglia del gaming ed è sempre più usato anche nelle produzioni cinematografiche. Per questo, tra le feature più esaltanti per i filmmaker, c'è la Cinecam Ring Rail, che introduce la possibilità di far muovere l'obiettivo virtuale lungo binari, simulando il movimento dei sistemi Dolly per replicarlo virtualmente. Sempre in questo contesto, i creativi troveranno particolarmente utili le nuove funzioni di VCam, che ora consente l'editing delle scene direttamente su iPad. Che ve ne pare di queste nuove funzionalità? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti!